Ciao ragazzi, eccoci qui oggi con il sesto episodio di questa serie, appunto dove andiamo a scoprire i corsi all'interno di svariate università. E oggi siamo con Lorenzo. Ciao Lorenzo e grazie Ciao mille per essere venuto. Edo, grazie a te, ciao a tutti. E quindi oggi ragazzi abbiamo l'obiettivo di andare a capire cosa significa andare a studiare nel corso di economia all'interno dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e lo faremo con Lorenzo, che è un ragazzo assolutamente intraprendente, che vive l'ambiente universitario, secondo me, nel migliore dei modi, col miglior spirito positivo e davvero con l'intraprendenza e lo spirito giusto. E quindi veramente non credo ci sia migliore occasione per parlare di questo corso, presentarvelo, per chiunque, ecco, volesse saperne di più. E quindi Lorenzo, se vuoi un attimo fare una piccola introduzione di dove ti Certo, volentieri. trovi, della posizione ora, di quello che vuoi, ci siamo. Volentieri. Allora, innanzitutto grazie mille Edo per avermi scelto come portavoce della mia università e soprattutto grazie a tutti coloro che in minima parte spenderanno il tempo per ascoltare le mie parole. Quindi, innanzitutto, io sono Lorenzo Cappabianca, sono uno studente di economia, come ben sai, di economia aziendale, terzo anno della Università Federico II. Niente, sono qui per dare, oltre dei consigli utili, importanti per intraprendere questo percorso, ma la mia diretta e trasparente esperienza appunto all'interno dell'ambiente universitario, poi completato da associazionismo e poi ovviamente dello studio che si deve affrontare all'interno di questo percorso. Esatto, quindi dalla parte dello studio e quindi anche come si può arricchire tutto questo contesto globale e lo faremo appunto con le 10 domande che io sono solito porre in questo format e queste forniscono anche uno strumento di paragone a chi guarda, così che uno può dire vediamo questo corso triennale com'è stato, quella magistrale com'è, che ambiente si respira, quindi assolutamente. Quindi allora Lorenzo ti ringrazio ancora e partirei con la prima domanda che ti faccio che riguarda quelli che sono i fattori che ti hanno spinto a scegliere di frequentare questa università piuttosto che un'altra. Quindi, inizialmente, come ti sei mosso verso la fine del tuo percorso liceale per approdare a questa triennale? Allora, io partirei col dire che è un insieme di circostanze e una buona dose di fortuna. Io lo dico sempre, perché dopo gli studi liceali io in primis volevo distaccarmi da quello che era l'ambiente solito, quotidiano in cui vivevo e volevo assolutamente cercare un'esperienza formativa a livello personale, oltre che quella di formazione. E quindi ho deciso di intraprendere il percorso formativo a Napoli perché era ad una giusta distanza anche logistica dal mio posto in cui vivo e poi soprattutto perché è una università che, anche se non sembra, ma è davvero piena di cultura e di storia. Napoli è una città che ti accoglie e quindi una volta finito le superiori ho deciso di circostanze, quindi praticamente aprirmi più porte possibili con economia. E fortuna perché sono stato davvero fortunato ad interfacciarmi con una realtà come Napoli, che mi ha accolto davvero. Quindi il motivo principale, ripeto, è un mix di ingredienti, se vogliamo così dire. Non c'è stata una vera motivazione. Esci dalle superiori con molta difficoltà nel capire quale può essere il tuo prossimo passo e quindi deve essere molto spontanea come scelta. Sì. Ovviamente ho scartato le scelte di ingegneria e di tutto quello che è il percorso scientifico perché non le sentivo adatte a quella che voleva essere la mia futura professione. E Sì. quindi ho detto, secondo me l'economia può essere una buona soluzione e la devo andare a fare a Napoli. Quindi è andato Perché tu, non sei proprio di Napoli, ma di un altro. io sì, sono di Avellino, quindi diciamo Esatto. che le opzioni erano due. Era o andare a Salerno, Università degli Studi di Fisciano, oppure Napoli. Dato che l'ambiente è molto saturo a Fisciano, lo conoscevo già, c'ero già dentro, ho detto provo Napoli, essendo poi di origini napoletane. È stata la scelta più azzeccata che potessi fare. Perfetto. E quindi, come dicevi, la scelta invece del corso di economia piuttosto che di un altro nasce anche da come tu ti vedevi in una prospettiva futura, oppure ci sono dei Assolutamente. motivi particolari, quando Guarda, vedevi. io sono andato molto per esclusione, sono Sì. sincero, e soprattutto per quelli che potevano essere i miei hobby, le mie passioni anche al di fuori di quello che era stato il mio percorso liceale. Mi sono avvicinato nell'ultimo
periodo delle superiori, intorno al quarto, al quinto, a Sì. progetti comunque di business che mi hanno fatto capire magari che poteva essere un sano sbocco lavorativo. E quindi ho Certo. deciso per varie motivazioni e ti ripeto, anche fortuna, perché magari, sai, potevo scegliere diversamente e non mi sarebbe andata così bene. Certo, assolutamente. E quindi adesso tu ti trovi al terzo anno e quindi sei nell'ultimo così. E come sta andando? Come è andata finora? Come hai trovato essere i corsi, le lezioni, il livello di difficoltà, se come è stato, se era nelle tue aspettative? Dici un po' tutto. Allora, io partirei con dire che un percorso molto di alti e bassi, nel Sì. senso che quando si è poco informati e comunque la scelta è dettata da appunto un mix di ingredienti, può risultare difficile ingranare subito e quindi io diciamo che ho cercato di migliorare con il tempo, andando avanti. Quindi il primo periodo tosto, ma più che altro erano materie nuove, come ad esempio può essere un diritto privato, come può essere un'economia aziendale, ti parlo di proprio esami che ho fatto, Certo, sì. e quindi anche l'ambiente completamente estraneo a quello che vivevo quotidianamente. E Sì. quindi sì, l'approccio è stato abbastanza difficile. Andando avanti, circondandomi delle persone giuste, ho cercato di mettere in sesto quello che era il mio percorso, anche a livello di proprio di esami e di voti. E quindi posso dirti tutto sommata in maniera sommatoria che è un corso difficile se non viene preso con lo spirito giusto. Si Ok. può effettivamente superare senza alcune difficoltà se si hanno le giuste tappe, se si hanno Certo. i giusti Giusti diciamo, stimoli. metodi e poi stimoli. Questo è Esatto. importantissimo. Quindi hai trovato anche proprio nell'ambiente dell'università e delle persone di cui ti circondavi un fattore molto importante anche non solo proprio ai fini di vivere la tua quotidianità, nel migliore dei modi, ma anche proprio al fine di vivere ogni esame, ogni esito, ecco, nel migliore dei modi, con la giusta preparazione, quindi Sì, raccogliere gli stimoli esterni. te lo crei più che altro. Se hai un ambiente saturo al tuo cospetto, c'è cioè un ambiente che non cresce, devi cercare tu quel motivo di innovazione. Quindi Certo. io, venendo praticamente da solo, ero l'unico della mia classe delle superiori ad affrontare il corso di economia aziendale a Napoli, ho dovuto proprio creare tutto da zero, anche a livello proprio fisico, di giornata, cioè svegliarmi un Certo. certo orario, andare all'università a un certo orario. E Certo. sì, se crei questa cosa, questa consapevolezza in te, è tutto più facile. La maturi con il tempo, si matura con il tempo, Sì. ma è fondamentale. Ok. Quindi veramente l'importanza dell'ambiente, infatti io lo sottolineo sempre perché alla fine l'università va vissuta veramente nel migliore dei modi e con la maggiore serenità. Ecco, poi essere circondati dalle persone giuste soprattutto fa tanto Rende tutto più e facile. quindi tu a livello anche di competizione all'interno del corso, se hai trovato, insomma, sai, può capitare, ecco, che ci siano magari delle persone, che in un certo senso facciano percepire questa competizione che a tratti può diventare anche tossica cosa. Invece tu hai magari trovato un ambiente più collaborativo, come è stato per te questa Sì, esperienza? allora, per quanto riguarda la competizione, direi avrei voluto forse un po' più di sana competizione all'interno dell'università. Forse Sì. manca in questi ambienti, dato anche fattori, secondo me, socio-relazionali in cui mi trovo, Napoli, magari tendiamo molto più a cercare una coesione tra noi studenti della pubblica, soprattutto. Più sana competizione perché? Perché secondo me manca un po' quello che è il fatto di compararsi anche a livello sai, di progetti, di esperienze, e Sì. Sì. quindi io diciamo che sono stato molto aiutato da quello che l'ambiente in sé per sé, perché è collaborativo più che tendenzialmente competitivo, ok? Ok, E sì. quindi sì, avrei voluto forse un po' un ambiente un po' più di sana competizione. Ovviamente, come in tutti gli ambienti, puoi trovare competizione sana e io chiamo malata perché Certo, purtroppo c'è sempre in tutti gli certo, ambienti. Ma devi essere sempre bravo a indirizzare quelli che sono i tuoi collegamenti proprio sociali, e certo. facendolo è tutto poi in discesa. Sì. Io ti ripeto, come ti accennavo già prima,
Sì, esatto. L'importanza delle amicizie, dei legami che si creano, è praticamente un velo rosso verso il traguardo, è proprio Davvero. lo più facile. Condivido pienamente. Poi sono rapporti umani che si vanno a creare, che ovviamente vanno oltre quello che è il contesto accademico e ti permettono proprio di visualizzare, non so, la realtà universitaria, ma in generale quelli che sono anche gli sbocchi futuri, le opportunità che uno si può creare, accrescere il tuo spirito di intraprendenza su diversi lati. Ecco, tutto questo lo Certo, fanno le persone con le quali certo. dicevi Poi prima. sono, io parto sempre col dire che le amicizie universitarie sono quelle che poi resteranno sempre nella tua vita. Io me lo auguro perché ho conosciuto davvero gente fantastica che ovviamente oltre ad essere stimolante, stimola. È Sì. una cosa importantissima. Esatto, sono super d'accordo e mi ritrovo in quello che dici, quindi 100%. E invece allora Lorenzo, per quanto riguarda le opportunità che l'università offre, e in questo momento mi concentro più su un'ottica internazionale, quindi ti parlo magari di lavori all'estero, tirocini all'estero, esperienze di studio, Erasmus, eccetera, come si posiziona l'università, come hai vissuto tu questa parte, appunto, che l'università, di opportunità che l'università offre, se hai usufruito o meno di queste cose, ecco. Allora, l'Università Federico II offre l'opportunità di Erasmus, ovviamente ci sono delle università partner, io purtroppo non ho avuto questa opportunità, diciamo non l'ho colta, non che non l'ho avuta, non l'ho proprio colta, dato sempre per la poca informazione, quindi quando si è informati si è sempre una spanna sopra gli altri ed è Sì. una grande, un grande valore aggiunto. Io Certo. non, non ho aderito al bando per una serie di circostanze, però l'università predispone ovviamente quello che è la fuoriuscita dello studente verso altre sedi. Io Certo. conosco persone anche tramite l'associazione a cui ho aderito, che adesso sono in università top, come ad esempio Turchia, c'è Bilkent che è la prima in Turchia, Sì. voglio dire, se sfrutti queste occasioni hai ovviamente un vantaggio, le opportunità ci sono. Come in ogni università, devi saperle sfruttare, però. Sì, quindi a costo di farsi magari quel momento di ricerca in più, di studio in più per capire quali sono le opportunità Certo. disponibili, no? Però ecco, non è che c'è ovviamente, non è una cosa ovviamente obbligatoria, anche perché chi rimane poi molti fanno la scelta magari di non farlo proprio per scelta, alcuni Vero. magari per un momento di inconsapevolezza che è giustissimo così perché non è che ci corre dietro nessuno, sono opportunità, sono esperienze che si possono fare anche più avanti in percorsi Assolutamente, devi essere magistrali. pronto, devi Sì. essere consapevole e pronto. Io probabilmente ad oggi, durante il primo o secondo anno, ti direi che non ero pronto, ad Sì. oggi sarei pronto, Certo. però ovviamente le opportunità passano una volta e l'importante è sapersi reinventare. Io sto cercando comunque poi poi ne parleremo magari dopo, di Sì. spostarmi all'estero, lo sai benissimo, ne abbiamo già parlato. Sì, esatto. Però Adesso le infatti ci arriviamo. opportunità ci sono, l'Erasmus io consiglio a tutti, è un'esperienza di vita non diretta mia, ma per esempio anche mia sorella ha fatto l'Erasmus, posso parlarne perché ho conosciuto questo ambiente, quindi Certo. è importantissimo. Sì. E chissà Ovviamente se devi cercare magari. tu le opportunità, le devi cercare anche, in università pubblica nessuno ti viene comunque a dire lì per lì, fai il bando, iscriviti Certo. e quant'altro. Per quello si ricollega al concetto dell'amicizia e tutto quello che ho detto già in precedenza. Esatto. Io infatti è una cosa che ogni tanto ripeto. E sta proprio nel fatto che sarebbe bello che ogni tanto si presentasse qualcuno in classe che ti faccia un elenco delle opportunità, sia all'estero, opportunità extracurricolari, associazioni in cui puoi prendere parte, no? Proprio ogni tanto ci vorrebbe un bel reminder fisico, ecco, non solo. Per questo, secondo me, anticipo un argomento il quale approfondiremo dopo. Le Sì. associazioni, importantissimo, noi ad esempio nell'associazione in cui sto c'è la possibilità di interfacciarsi con studenti che hanno già svolto l'Erasmus e possono dare informazioni utili a chi vuole approcciarsi a questa opportunità o comunque che ha bisogno di togliere quei dubbi e quant'altro. Cioè, ci sono le opportunità. Ovviamente, ripeto, è sempre molto lavoro personale, molto molto lavoro personale di ricerca. I Sì, momenti quello ci sono, i mezzi ci sono.
Quello sicuramente, ma infatti anche proprio, diciamo, secondo me uno degli strumenti più potenti è proprio le testimonianze che le persone possono lasciare ed è uno dei motivi per i quali io, per esempio, faccio questa serie di interviste, di chiacchierate, perché credo che sia lo strumento più forte, più potente. Assolutamente. E allora, tornando un po' sulla struttura di questa triennale, che magari qualcuno è interessato, Sì. spesso capita che ci sia un percorso di tirocinio obbligatorio. Certo. E da svolgere. Per esempio, nella mia università c'era un tirocinio curricolare obbligatorio a svolgere. Funziona così anche nella tua? Questo si può sostituire con esami? Com'è la cosa? Allora, ai fini del conseguimento dei 7 CFU che servono per la laurea, sono obbligatori, puoi svolgere varie attività che possono essere per il conseguimento di questi 7 CFU, ad esempio IELTS, B2, C1, TOEFL, tutte le varie certificazioni che ti danno determinati punti, ma c'è ovviamente la possibilità, secondo me la più rilevante, è di svolgere il tirocinio formativo che, se non erro, può essere suddiviso in 80 ore e invece quello completo di 175. Ecco. Quindi ovviamente io un'opportunità che ho colto, svolgerò il tirocinio presso un'azienda della mia città, anche per Ovviamente. affacciarmi al mondo del lavoro e consiglio ovviamente a tutti di svolgere, nel senso anche ragazzi, studenti della mia università, di essere sempre attinenti a quello che vogliono fare poi. Io Sì. cerco un'esperienza lavorativa e quindi voglio fare il tirocinio formativo. Ci sono Chiaro. varie soluzioni, l'università mette a disposizione tante soluzioni, come possono essere anche corsi, eventi che danno CFU, e sì, non è obbligatorio svolgerlo, ma è un'opportunità. Sì, quindi è chiara anche, magari viene disposto su dei portali dell'università, ecco, tutta la Sì. serie di opportunità di tirocinio che ci Certo, c'è sono. proprio il dipartimento DEMI nel mio caso, Economy Ah, and Management, sì. dove posta proprio le offerte di lavoro di tirocinio a quale puoi aderire, puoi applicare tranquillamente. Sì. Io invece tramite le ovviamente c'è una lista a proposito di Sì. aziende convenzionate che hanno un tot numero di scadenze di data al quale tu puoi tranquillamente inviare il curriculum, farti una chiacchierata con il direttore e svolgere il tirocinio. Sì, questo assolutamente. Ok, Oltre chiaro, alle semplici chiarissimo. certificazioni e quant'altro che ho già citato prima. Sì. Contribuisce anche alla questione del network, del parlarsi, del Certo, condividere io informazioni. fortemente voglio svolgere questo tirocinio proprio per questo. Esatto, sì, chiaro, chiaro. E allora adesso ti chiedo, Lorenzo, che c'è una domanda che io solitamente faccio, che pongo, e dopo adesso, infatti, anch'io vengo da un'università pubblica. E Sì. riguarda come tu in maniera oggettiva valuti, anche con occhio esterno, così, il rapporto tra la qualità dell'insegnamento e il costo dell'università, no? Quindi è un po' una domanda un po' particolare, però come tu insomma valuti la qualità dell'insegnamento da te o comunque che senti anche che dicono i tuoi Certo, compagni, certo. Allora, ovviamente, essendo un'università pubblica, nel mio diretto caso, in base all'ISEE, puoi Certo. tranquillamente avere delle agevolazioni, lo sai benissimo, ci sono Certo, anche delle sì. date con dei periodi che vanno da 2, 3 o più mesi per confermare il pagamento, quindi ti direi, nello specifico della risposta, vale la pena nel mio caso. Non dimentichiamo che comunque è un'università che ha 800 anni ha festeggiato quest'anno. Di prestigio, forse, anzi, mi sa che è l'università più Sì. storica d'Italia, no? È un polo di cultura, ma poi nella ridente Napoli, quindi Mamma mia. da occhi esterni posso dirti che vale la pena. Io, ripeto, faccio un discorso abbastanza personale. Per quanto riguarda l'istruzione, non baderei a costi, ma Certo. purtroppo ci sono casi in cui i costi fanno la differenza e devo spendere, diciamo, una lancia a favore in merito delle università italiane in generale perché si stanno mettendo a disposizione dei vari casi per rendere uguale l'apprendimento, Sì. per eliminare quel bias economico che purtroppo c'è. Sì, chiaro, chiarissimo. Ma no, comunque veramente ripensavo che Federico II è veramente imponente, cioè un'università
maestosa e per un percorso triennale economia nella città di un ottimo Napoli. punto di partenza. Io Eh sì, penso quello che sicuro. qualsiasi università pubblica è un ottimo punto di partenza. Sì, Ovviamente per la triennale sì. la devi saper collocare in quello che poi è il tuo percorso generale. E in un quadro Certo. più ampio devi cercare di collocarlo poi in quelli che sono i tuoi interessi reali, perché qui si possono creare e quindi puoi tramite la triennale sviluppare tante abilità. Esatto, 100%. E infatti, tra le cose che puoi sviluppare, arriviamo a un tema dove te hai anche diverse esperienze, che è l'associazionismo fatto in università. Quindi, cosa consigli a livello di associazioni o com'è la realtà delle associazioni nell'Università di Napoli, come tu la vivi, le esperienze che hai fatto e cosa consigli? Certo, allora, io sono relativamente da poco entrato in due associazioni, una riconosciuta e una non, che Sì. sono Associazione Studenti Economia, le cito, e Starting Finance Club Federico II. Sì, stati Le associazioni mi hanno letteralmente cambiato il percorso universitario. Sono trasparente al 101% con te e lo sai benissimo, voglio dare questo consiglio anche ai ragazzi. Cercate il più possibile di fare associazionismo o comunque di collegarvi con le persone all'interno della vostra università. Il network è fondamentale, ma è giustissimo che si faccia in questi anni. Io la mia certo. diretta esperienza l'ho maturata in questi pochi mesi e diciamo ho avuto solo benefici, a parte la creazione di quelli che sono contenuti che possono aiutare gli studenti tramite tips, consigli, il fatto di interfacciarsi tra più studenti è sempre un valore aggiunto. E poi conoscere professionisti del settore, chiedere come entrare in determinati percorsi, quali sono gli step, è un plus che può donarti solo l'associazione, secondo me, in questi anni, Sì. e ovviamente è fondamentale. Io sto veramente raccogliendo i frutti di questa scelta. È vero, perché proprio poi mettendosi nei panni dell'associazione, tu non è che ti presenti come Edoardo Petrucci, dici ok, perché dovrei parlare dell'informazione e tempo a Edoardo Petrucci, ma nei panni di membro di associazione o di capo area per gli eventi di Esatto. un'associazione, tu hai gli strumenti effettivi per metterti, per Esatto. presentarti. Mi ha dato l'assist, io volevo dire proprio questo, può darti una mano reale e concreta anche nella semplice presentazione con un professionista, con un altro studente. È unica l'associazione all'interno dell'università. Consiglierei a tutti di svolgere il percorso di associazionismo, ma più che per trarne un profitto che può essere anche una posizione all'interno di un'azienda o quant'altro, che può succedere tranquillamente, personale, ancora più gratificante. Esatto, proprio viversi l'esperienza, immergendosi, poi eventualmente se vengono degli output positivi, Certo. quelli sono una conseguenza, però uno intanto si vive a pieno quella che è l'esperienza. Certo. Ti cito ad esempio, Sì. io faccio parte del progetto Memoria di Forma all'interno di Associazione Studenti Economia. È un progetto che prevede di contattare ex studenti dell'Università Federico II che adesso hanno posizioni rilevanti nel mondo del lavoro. E far capire agli studenti della triennale che c'è qualcuno che ce l'ha fatta e farlo vedere a tutti è importantissimo. Quindi, attraverso le interviste, attraverso tutto quello che c'è nel lavoro di memoria di forma del team. Si può tranquillamente osservare, come Veramente. Starting Finance, ad esempio, che organizza contenuti, è lo spin-off di Starting Finance, c'è cioè il club in tutte le università, lo puoi trovare. Sì, Noi esatto. effettivamente facciamo divulgazione su quelli che sono temi economici e finanziari e ti dà la possibilità, a parte di acculturarti personalmente, ma poi di conoscere tanto. Esatto, cioè, ma quanto si impara proprio anche da questo tipo di esperienze? Cioè, banalmente, uscendo dall'aula dove tu hai la tua lezione, che comunque è lì programmata, settata, eccetera, qui hai uno sguardo extracurricolare,
Sì, Cioè, rendi chiaramente. l'università anche più piacevole. Noi abbiamo Sì. a Napoli, nella nostra università, nel nostro complesso, che è lo sportello informativo studenti, dove ci riuniamo, non dico tutti i giorni, quando è possibile, però conosci tantissima gente e ti può Sì. sempre tornare utile avere una mano in tutti i contesti, ma anche il semplice fatto di conoscere le persone aiuta. Sì, E rende il cioè. percorso più snello, più tranquillo, più divertente. Esatto, Intendo. esatto, esatto. E quindi dai, adesso che ci stiamo dirigendo un po' verso la fine di questa chiacchierata, io, dato che tu adesso sei nel tuo ultimo anno, ti chiedo quali sono le tue prospettive accademiche barra di lavoro per gli anni a venire, insomma, per il prossimo anno, per quello che è il futuro prossimo. Certo. Allora, io ho dato la mia esperienza anche formativa. Un po' di formata da alti e bassi, più bassi che alti, io la oserei definire. Voglio cercare di darmi un monito, di cercare di aumentare quelle che sono le mie possibilità facendo un'esperienza concreta lavorativa. Quindi prendere un gap year, che è una pratica molto comune all'estero. Sì. Sta diventando comune Cercando. che qua, dai. Sì, ora si sta, diciamo, come posso dire. Sdoganando Esatto. l'idea che prendersi del tempo per capire ciò che si vuole fare nella vita non è vista più come una cosa impossibile. Come Io, faccio quindi, io, come ho fatto, insomma. certo, tu lo puoi confermare. Io voglio prendere il gap year perché può dare la possibilità a me stesso di valutarmi in un periodo più lungo su varie esperienze. Io sicuramente finirò la triennale, conto di finirla nei tempi a settembre, ottobre, e poi obiettivamente parlando, cercare quelle che sono delle possibilità lavorative che possono essere attinenti alla mia prospettiva futura di lavoro, e poi conseguire quella che è una magistrale all'estero. Questo è il mio piano già delineato. Ovviamente possono cambiare tante cose. Io metto in conto sempre tutto, sono molto razionale, però sicuramente già avere le idee chiare mi dà un grande spirito di farcela, la mia tenacia, Esatto. la mia ambizione, cerco. Molto razionale, ma allo stesso tempo molto aperto mentalmente, perché tu sai che se ti si presenta una determinata opportunità, non è che dici: ah, io ho in mente questo percorso, e quindi è no, perché uno deve essere consapevole del fatto che un percorso perfetto, ideale, non esiste, ok? Io Certo. vedo gente che sta facendo carriere pazzesche, ha fatto due triennali, poi ha lavorato, poi ha Ovvio. fatto una magistrale, tutti, fai un mix di tutto e quindi viene fuori. Quindi secondo me la cosa veramente più importante è proprio questa ambizione, questo spirito positivo, intraprendente che tu hai, e con il quale porti avanti le tue decisioni, e che ti dà una consapevolezza maggiore, diversa rispetto a chi magari con la benda sugli occhi, magari va dritto, un po' inconsapevole, poi magari può fare due passi indietro, tre passi indietro, ecco, Certo. capito? Quindi, Io questo secondo me. quello che volevo dirti è proprio questo, cioè avere una consapevolezza. Quando si parla di magistrale, si deve capire che comunque si cerca di ritagliarsi uno spazio nell'ambiente lavorativo, e farlo con consapevolezza, avendo un'esperienza formativa professionale pregressa, aiuta tutti. Quindi conoscere se stessi e conoscere quello che realmente ti piace fare è importantissimo. Io ad oggi non ho la concezione totale del lavoro dei miei sogni, non ho la concezione totale del posto in cui vorrei vivere. Vorrei Nemmeno io. affrontare questo discorso poi bene con te, Esatto, ma prima nemmeno che io, quindi è normalissimo. conoscere, conoscere vari settori lavorativi, partire, non lo so, dall'audit, partire da Certo. tanti settori, ma per arrivare a quello che poi si sogna fare, si scopre solo vivendolo. Io ad oggi non ti so dire cosa vorrei fare, perché non ho mai fatto nessuna esperienza lavorativa rilevante, ecco. Quindi Certo, ma voglio è capire normalissimo. per conoscermi. Esatto, Oltre ma ad aumentare il curriculum, ovviamente, si spera. la chiave è proprio sta lì, nel fatto che uno si mette in gioco, fa certe esperienze e soprattutto farle con questo spirito qua che hai te, e che secondo me in molti che ascoltano dicono:
che apprezzano questa cosa, ti vedono come dire, ok, qui c'è l'ambizione di voler far bene, di volersi guardare intorno, di avere un livello di essere consci, consapevoli, così, e secondo me è molto apprezzato. Infatti, al riguardo, io ti faccio l'ultima domanda chiedendoti che consigli hai per queste persone, per quelle persone che magari non stanno affrontando magari il miglior momento in università o che vogliono intraprendere un percorso simile al tuo e che, o comunque che si rivedono un po' in quello che è il tuo spirito intraprendente, ambizioso, motivato e di voler provare esperienze e mettersi in gioco. Quindi, che consiglio spontaneo vorresti dare se ne hai uno o più di uno, insomma. Allora, sicuramente questa è una delle domande più belle di tutte quelle che mi hai fatto, non per denigrare le altre, perché Certo. abbiamo affrontato, penso, tutti durante il nostro percorso di studi quel periodo di crisi, di buio che ho avuto anche io Certo. personalmente, e quindi il consiglio più sincero e sentito che posso dire è di non abbattersi mai, cioè avere la tenacia e l'ambizione come due maestri e come valori di vita, perché è un ambiente competitivo, il mondo del lavoro è competitivo, il mondo di oggi cambia tantissimo e avere la consapevolezza che non si è soli, si può sempre avere una mano e di inseguire sempre i propri obiettivi è importantissimo. Non bisogna mai pensare di essere inferiori o di non riuscire a raggiungere un obiettivo. C'è chi lo raggiunge prima, c'è chi lo raggiunge dopo. L'importante è essere consapevoli del proprio percorso, di quello che si vuole andare a fare e di non pensare a nulla, andare dritto sull'obiettivo. Io ho avuto tante delusioni nella mia carriera formativa, se vogliamo così dire. Ma non mi sono mai perso l'animo e ho sempre cercato di essere razionale nelle scelte e quindi il consiglio che vi do è questo, non è una frase fatta, ma davvero non smettete mai di credere nei vostri valori e in quello in cui vi sentite rispecchiati. Davvero, cioè questo è sicuramente un aspetto che ti sta cambiando e che nel futuro è dal tuo lato e farà la differenza ed è qualcosa che tutti noi dovremmo avere, quindi. Io spero che queste parole possano aiutare concretamente, la mia intervista possa dare davvero una mano a tutti coloro che si sentono in dubbio, in forse, hanno Certo. paure. Dico semplicemente di stare tranquilli, Esatto. perché bisogna essere consapevoli di chi si è e di inseguire sempre i propri obiettivi, senza pensare molto alle parole o alle circostanze. Di Esatto. alzarsi sempre, di avere sempre quella forza, questo auguro a tutti, auguro a me stesso in futuro, di avere sempre questa forza di rialzarsi. Esatto, sempre, assolutamente. Io trovo che questa, anche tutte le interviste, ma soprattutto questa parte finale, sia veramente di valore e ti ringrazio per esserti esposto in maniera trasparente, del tutto onesta, proprio credo che questi siano contenuti veri, belli e quindi io non potrei essere più contento, anzi cioè, sono veramente contentissimo di questa chiacchierata con te e quindi ti ringrazio molto. Io ringrazio davvero te, ma ringrazio te per i contenuti che porti ogni giorno. Ci siamo messi in contatto per caso ed è Sì. nata questa intervista per circostanza, per caso, per dove andare così. E io Esatto. sono davvero onoratissimo, ma più che altro voglio dirlo apertamente, è stato tutto molto a braccio. Io ho dato la mia visione completamente in maniera trasparente. E spero davvero di aver aiutato qualcuno e vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e soprattutto a te, ovviamente, per il tempo che mi dedicate, per aver scelto me come portavoce. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te veramente che sei voluto venire e che hai parlato così bene, quindi ti ringrazio molto. E ragazzi, questo video bellissimo finisce qua, vi ringrazio per averlo guardato e io e Lorenzo vi salutiamo Ciao a e ci tutti. vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao Ciao a ciao ciao. tutti, ciao a tutti.